In realtà la felicità vive dentro di noi già oggi, anche se la tua vita fa schifo, anche se hai debiti, anche se sei triste, anche se sei... Tu puoi essere felice, credici. <ride> in realtà sì, tipo discorso alla motivazionale yes Man. alla Iaster. Yes la Man. motivazione non serve a una ceppa, ragazzi. Certo, cioè, la certo. motivazione è la bufala più grande della storia. Cioè, eh, qui cioè, tu in minus l'aria che respiri. già C'è eh, il testosterone nell'aria. Eh, cioè, cioè, sì. Diventi grosso anche se sì, non sì, ti alleni. Sì, solo sì, che respiri. Sì, eh, però sì, questo sì, fa tanto. Sì. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Fit Cash. Oggi, come sempre, con me abbiamo mio marito Gianmarco. Ciao a tutti e oggi insieme a noi abbiamo Daniele Di Benedetti. Come grande ospite. Come stai Daniele? Bene, bene, bene. Ti ho detto che mi sto allenando per la maratona, ho fatto quattro allenamenti. Mi sono allenato oggi, quindi sono stai allenamento per la maratona di New York, Maratona di New York che ho il 3 novembre, quindi tra qualche giorno, tra 10 giorni praticamente. Cavolo. Ho fatto solo 4 allenamenti, dicevo prima. Ma è la prima volta, e oggi eh? è stato il quarto allenamento, no? Fortunatamente l'ho fatta 15 anni fa tre volte per 3 anni di Madonna. fila, sempre New York. E ho fatto anche dei discreti tempi, okay. quindi diciamo che ho in memoria quelle performance che però ovviamente non fanno più parte del mio fisico. Cioè L'allenamento certo. l'ho perso ovviamente in 15 anni, però mentalmente so che la faccio. Ma tu sei un maratoneta proprio che lo fai frequentemente No, 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 ho fatto tre maratone quindi okay. anni fa, okay. una dopo l'altra in tre anni e poi non ho più corso, io odio correre. Quindi oh. fai questa odio profondamente fai, fai questa maratona e poi non ti alzi per altri 15 giorni. Penso tipo. che no in realtà siamo, <ride> siamo, siamo a New York per fare un travel con 10 eh, 50 imprenditori, okay. una decina di giorni, quindi un business travel di un percorso avanzato e in mezzo ci abbiamo messo anche la maratona così per non farci mancare niente, ma anche perché eh, un imprenditore, un leader in generale, che sia un manager ma anche un imprenditore, se ha queste sfide nel suo bagaglio ha una marcia in più. Perché inevitabilmente devi fare i conti con te stesso, con i tuoi limiti, con le tue voci interiori, con il tuo ego, con il tuo orgoglio. E quindi sono delle prove veramente utili proprio per, per conoscersi, no? come tante altre. La maratona, sicuramente, meno, io ho provato tante cose nella mia vita. È una di quelle veramente toste. L'allenamento è devastante. Che ti prova a livello mentale anche. Sì, sì perché quando esci che devi fare 20-25 km e devi correre per ore, cioè anche soltanto a livello di pensare cioè proprio a livello di pensiero no? sì, anche solo l'idea sì. di pensare fatto... a fare 20 km <ride> io, allora? io che no. sono una che si allena direi ascolta so, so, c'è cioè, vai andate ho già 10 km sul tapirulan perché a Dubai e fa cavolo, ancora caldo cavolo. quindi 10 km sul tapirulan a un certo punto avevo dare una testata al tapirulan cioè io faccio 30 perché... minuti di cardio la mattina camminata veloce e per me anche troppo eh, esatto, <ride> esatto io quello faccio il cardio 15 minuti certo. a volte ne faccio una mezz'oretta certo. però non mi piace correre, diciamo. Comunque, raccontaci un po' di cosa ti occupi, perché io ti seguo sui social da un po' di tempo e mi ha sempre incuriosito i, i contenuti che fai, che sono molto interessanti, motivanti, però non ho mai capito nel profondo che cosa fai perché vedo che fai questi seminari sì. con tantissime persone spiegaci meglio di cosa Sono partito come imprenditore a 20 anni perché mio padre è stato male, ci siamo ritrovati praticamente con i miei genitori senza lavoro, mio padre che aveva appena avuto un infarto praticamente quasi mortale, l'hanno salvato per miracolo. E io ero un ragazzino deficiente, se posso dire parolacce. Sì, sì. Io ero un ragazzino deficiente. Tutto ammesso in questo podcast. Insomma, ero veramente messo male, no? Sai, bocciato due volte a scuola, usavo droghe, alcol, feste, festini, biz, eccetera. Quindi, insomma, un ragazzo un po' perso. Una via che, che se non fosse successa quella cosa a mio padre, probabilmente oggi non ero qua. E, e in quel periodo mio padre è stato male. Mia madre comunque è depressa, un sacco di problemi familiari, eccetera. Avevamo già un sacco di debiti perché mio padre... Voleva fare l'imprenditore, quindi ha provato a mettersi in società con altre persone, però si è messo la firma nel, nel posto sbagliato. Certo, certo. Quando poi sono arrivati i problemi, l'azienda è fallita, si è ritrovato tutti i debiti lui sulle sue spalle. Ci hanno pignorato casa, i mobili, cioè, dei ricordi pesanti della mia infanzia. E quindi lì ci siamo ritrovati con i miei che sono stati licenziati tutti e due, e mio padre aveva una piccolissima aziendina, che era il garage di casa in realtà. Okay. Che era poi quella cosa che lo allontanava tanto da me, perché lui lavorava tutto il giorno, e poi la sera, quando tornava, andava dritto in questo garage e si fermava lì magari fino alle 10, fino alle 11 per preparare i pacchi, che poi sarebbero partiti il giorno dopo e poi il giorno dopo andava al lavoro. Okay. Quindi io, mio padre, non lo vedevo praticamente mai. E sapevo che andava in questo garage. Quindi, quando poi è stato male, mi ricordo, lui era sul letto d'ospedale, io gli dissi: pa, adesso ti prometto che cambierò, che non sarò più quel Daniele lì, e che in qualche modo ce la facciamo. Cazzo, dobbiamo, dobbiamo, certo. dobbiamo uscire da questa situazione. Certo. Eh, però tra il dire e il fare diciamo che c'è stato di mezzo un processo abbastanza lungo per me perché non avevo strumenti, non avevo guide, ero solo con delle amicizie che comunque oggi io voglio bene però al tempo erano limitanti, erano certo, devastanti per certo. me quindi non mi davano la possibilità di rimettermi sulla giusta via perché le tentazioni erano troppe, i condizionamenti del passato anche e poi alla fine per caso, ma non è mai un caso, dopo circa un annetto con mio padre sempre per la sua salute gli avevano dato due anni di vita proprio il medico ci disse sì. a me e a mia madre ogni giorno può essere quello buono per morire non vivrà per più di due anni Madonna. così ci disse proprio quindi mia madre immaginate come stava e, e non volevamo accettare noi questo verdetto no? De, del medico allora siamo messi alla ricerca di soluzioni alternative per la sua salute e abbiamo trovato il succo di mangostano e cos'è? mai sentito che è un frutto <ride> un frutto prevalentemente delle zone Thailandia quelle zone okay. lì Indonesia, Thailandia ed è un potentissimo antiossidante nella buccia ci sono gli antiossidanti potentissimi tra i più potenti al mondo e ci presentò un nostro amico questo succo andammo in questa fiera a Rimini ed era un network marketing ma okay. io non sapevo cosa fosse stiamo parlando di vent'anni fa quindi io non sapevo cosa fosse il network marketing arriviamo quest'aula grande con tutti questi che salivano sul palco e dicono Io ho cambiato vita, ero un magazziniere oggi guadagno 50.000 euro al mese. Dico, cazzo, non diamo diamante. Che figata. Io guardavo sì. mio padre e dicevo sì, sì, sì. Ma per me sono tutte cazzate, sì, cioè, sì. a te pare. Cioè, in senso. E mio padre, anche sì, bah, mi sembra strano. Beh, tutti che salivano, avevano queste storie pazzesche. E io, che comunque mi sentivo uno sfigato nella mia vita perché non avevo certo. mai concluso niente. I miei genitori, comunque, non potevano essere fieri di me. Pensavo di, di, butta di aver buttato la mia vita nel, nel secchio. E lì ho visto un, uno spiraglio, cioè ho detto cavolo. Sei partito con quello, eh, col network. A un certo marketing. punto è salito un formatore e ha detto, ha fatto uno speech di un'oretta e ha detto perché Tony Robbins dice... E io ho scritto Tony Robbins perché lui non mi stava simpatico. Però Tony Robbins ho detto, Tony Robbins dice la zona comfort... E vabbè, ho detto figo Tony Robbins, me lo sono scritto. E poi sono uscito fuori e c'era Macro Librarsi, una libreria, uno stand con tutti i libri di Tony Robbins. Quindi ho comprato Tony Robbins, ho comprato Stephen Covey, ho comprato Jim Ron, tre libri. Okay. Sono tornato a casa con quei libri lì che mi hanno iniziato al mondo della crescita personale. E ho iniziato a capire che forse potevo, perché non è che ci credessi tanto, però ho detto forse posso cambiare, forse posso migliorare la mia vita. E da lì ho deciso di dedicarmi all'azienda di mio padre, quindi ho lasciato l'università che avevo iniziato da, da poco con grande fatica devo dire, è <ride> <ride> <Con gra> <ride> stata veramente una decisione difficile, no scherzo, eh, ho lasciato l'università e mi sono dedicato a questa piccola aziendina, a questo garage, certo. che aveva mio padre, chiamare l'azienda è un parolone, però da lì con queste strategie che stavo imparando, poi ho trovato il primo consulente, ho capito che dovevo chiedere aiuto, che ci mancavano gli strumenti e, e da lì, cavolo, questa azienda ha iniziato a darci un futuro, quindi, e quanti anni avevi lì? 21 anni, 21 anni. 22. Sì. Tu adesso hai quanti anni? 38. 38. Okay. Sì. E, e da lì è iniziato tutto, fino a 25 anni, 24-25 anni mi sono dedicato alla crescita di questa azienda, e piano piano poi ho iniziato a studiare marketing dagli americani, leadership, eccetera. Mi sono formato tanto per la mia insicurezza, la mia, la mia autostima, e comunque certo. come puoi immaginare era sotto i piedi, e iniziamo a ottenere risultati. Quindi iniziamo a pagare i debiti, iniziamo a risanare tutti i vari fornitori che dovevamo pagare. Io iniziavo a prendere il mio stipendiuccio, cioè iniziavo a, a vedere una luce. Stavamo uscendo dal fango, io e la mia famiglia. E da lì i, i miei amici, soprattutto, mi dicevano: Daniele, ma che ti è successo? Sei sì, entrato in una setta? Perché comunque ho avuto un cambiamento radicale. ti ma... sei isolato un po' dai tuoi vecchi amici o mm, continuate a frequentarli? In quella fase ancora no, dopo mi sono okay. isolato. E mi sono, mi sono poi iniziato a prendere cura di me. Sono diventato vegano crudista. Quindi immagina quel Daniele sbandato che usava dottore Robelli. Sono diventato vegano crudista e mangiavo solo cibo alcalino Quindi con un pH al calino. Fa, fa, faccio un esempio di una giornata tipo respiravo. con questo meno. Questo era questo era il pranzo, <ride> questa era la cena, questa... un bicchiere d'acqua per pasto, <ride> era... era il no, tuo cibo. Che, era... Questa è la più estrema che ho mai sentito. Tutto, sì, era devastante, infatti stavo malissimo. Cioè, nel senso, poi ho imparato ad ascoltare okay, il mio ecco. corpo. però poi ho capito anche che stavo scappando da una mia paura quella di fare la fine di mio padre certo e certo. quindi sai vai da un estremo ad un altro no? e quindi io sono passato da quasi tossico perché certo. eravamo vicini a vegano crudista acqua, tu, al locale la sera con la bottiglia d'acqua mangiavo la mattina gli estratti mi facevo una dieta certo. molto molto ferrea che ovviamente con la vita che poi facevo con i viaggi eccetera non era facilmente gestibile e quindi poi piano piano ho iniziato a introdurre dei cibi eccetera però ecco, questo è stato un percorso che mi ha permesso di credere in me. Cioè, dicevo, cavolo, vedi, riesco a dire no, riesco a rinunciare, riesco a prendermi veramente cura di me. Eccetera, e mi dava un sacco di forza. Io penso che i traumi siano sempre quelle situazioni che aiutano a fare il salto di qualità oppure, se una persona non è pronta a livello mentale, la buttano totalmente giù. Nel tuo caso, hai reagito. E nella fase del trauma con sì, mi hanno buttato comunque giù con una spinta verso il miglioramento. Si, mi si, hanno si, buttato si, comunque giù. Secondo me, con i traumi, o bene bene o male male, io esatto. dico sempre. No? Cioè, se o non hai gli va strumenti dietro, male, esatto. oppure cioè, cambi totalmente vita tra virgolette. Perché dici volta, se non hai strumenti male? Non pensi che sia so un fattore, diciamo di carattere? O pensi che tutti possono tutti fare possono. Un, un level up? Tutti possono, ovviamente. Mh, se vuoi, puoi qualsiasi cosa. Non è vero. Perché, se. se Sono tre cose che devono essere messe insieme: la passione, il talento e la missione. E se tu hai il talento, ma non hai la passione, non farai grandi cose. Perché non sarai costante e non coltiverai quel talento. Certo. Se hai la passione, ad esempio, la passione per il calcio. Mi piace tantissimo il calcio. Guardo tutte le partite, gioco dalla mattina alla sera a FIFA. Eh, però poi non ho il talento. Cioè. Certo. la voglio mandare lì, la mando di là Certo, certo, certo. posso diventare un gattuso? non so se sapete sì, so, sì, un sì. un, certo. insomma uno un, un incontrista un cioè, uno che va a, a recuperare palla uno che corre, certo. uno che, però che non ha grandi piedi, ma non posso diventare un Messi cioè certo. devo esserne consapevole non posso, mm. cioè, certo. per quanto posso allenarmi per quanto posso, posso diventare un meglio di gattuso, un miglior gattuso del mondo, ma non posso diventare un Messi quindi il talento deve incontrare la passione, la passione deve incontrare il talento e capire dove ti può portare. Quindi penso che tutti possano fare uno step successivo, tutti possano arrivare a, ad una vita migliore, a crearsi il loro stile di vita ideale, questo che io trasferisco ai miei allievi, dipende però chi sono. Perché okay. a volte ci illudiamo di poter vivere una vita che in realtà non è la nostra, la vediamo vivere agli altri, ci piace, è sexy, è figa, la vorremmo, ma noi non siamo portati per quella vita. C'è cioè, tante persone che vogliono fare gli imprenditori, mi metto in proprio, finalmente sono libero, ma la vita di un imprenditore è una vita devastante, non dormi la notte, guardi il soffitto a volte, paghi i paghi fornitori, ti indebiti, le banche, le robe, cioè, i collaboratori, i problemi tra collaboratori. Cioè, io tanti collaboratori cioè. e le dinamiche sono tantissime, cioè devi essere consapevole che vai incontro a una serie di gestioni che sono faticose e sono adatte a te, cioè hai quel tipo di talento perché se non ce l'hai farai molta più fatica quindi sì ho fatto imprenditore, ho guadagnato tanto ma ho vissuto una vita da schifo esatto. cioè, qual è il senso? ti deve piacere, sì, se no non che puoi altro, una cosa mh, sai cos'è? che magari anche adesso con l'avvento diciamo dei social, le restituzioni nuove lavori dove ti vai a pubblicizzare comunque anche sui social come... Sì. come fai anche tu le persone vedono poi il risultato finale ma non vedono in realtà cosa c'è dietro esatto. no? e quindi tutti magari vanno a desiderare quello stile di vita lì quel tenore di vita lì ma non sanno quanto lavoro ci sia dietro e sì, parlo anche per noi certo. per esempio che magari si sì, pubblichiamo il video dove diamo il consiglio su come mangiare come allenarsi e tutto ma non hanno idea di cosa ci sia dietro anche soltanto a un video che uno pubblica devi, e... devi innamorarti del processo sì. che ci sta dietro al risultato finale perché se uno pensa solo al risultato finale ma il processo che vive non se lo vive bene io personalmente quando ho iniziato ad allenarmi non mi piaceva allenarmi però avevo il piccolo obiettivo di arrivare a una minima fisicità poi quando l'ho raggiunta ho iniziato ad amare il processo e poi da lì non ho mai smesso ho fatto le gare e quant'altro però Dopo è diventata una passione, capito? Se non diventa una passione il tuo lavoro, il tuo sport, poi te la vivi male. Eh sì, è quello che dicevo prima, cioè per me è dal momento che hai passione, quindi per il fisico, per la cura del tuo corpo, nel tuo caso vederti in un certo modo, prenderti cura di te e hai il talento, quindi vedi che riesci sì. a fare quella cosa, che ti viene bene farla, ti formi e cresci anche, quindi certo. ti fai aiutare, ti fai seguire. Integri, cose, insomma, il personal trainer, eh? allora cresci di più e poi diventa una missione, cioè poi la senti certo. che, che è, fa parte del processo, certo. è una missione quindi tutto quello che arriva poi diventa una conseguenza per farti crescere, per farti migliorare certo. e, e, e sorridi poi. Eh? Però ecco capire questo non è facile, proprio per quello che dicevi tu prima, oggi ci riempiono di informazioni, di, di, di proiezioni che però magari non sono adatte a tutti. Eh, però fanno gola quasi a tutti sì. Sì, e questo sì, è il sì, problema. Sì. Quando invece poi mi rendo conto che molti, ad esempio, dei miei allievi arrivano magari che vogliono fare chissà che cosa, e poi invece si rendono conto che una vita molto più nor normale ecco, sì, è, è molto più funzionale. Magari ecco quello dice: Voglio guadagnare 50.000 euro al mese, proprio poi capisci cosa devi fare per guadagnare quei 50.000, allora dici: No, vabbè, ma magari 3.000, 4.000 per vivere la vita che voglio vivere mi bastano lo stesso. Vivo una vita certo. di qualità in linea con il tempo perché poi anche questo perché se io guadagno 50.000 mila euro al mese ma non ho tempo che ci sto, fai facendo fai le cose, sto facendo fai. le cose nel modo sbagliato no? Quindi, certo, certo mm -hmm, e spiegaci meglio il tuo lavoro c'è cioè una persona che si rivolge a te perché si rivolge a te e tu come, come lo aiuti? Allora, stavo dicendo che poi da lì dall'azienda ho iniziato okay. a i miei amici mi hanno iniziato a dire: Wow, ma cosa hai fatto? Sei entrato in una setta, ma che cambiamento, ma che figata. Insomma, iniziavo a avere due soldini. Quindi potevo permettermi cose che prima non potevo permettermi, le vedevano. Certo. Mi ero comprato il primo orologetto. Sai, iniziavo a fare quel, quelle spese che oggi non rifarei perché non era il momento di farle. Però, sai, il mio ego al tempo era un po' fuori La controllo. Quindi, un eh, cioè, oggi non lo rifarei, certo, però in quel momento certo. ero inconsapevole, quindi ci stava. Eh, sai quando inizia a fare due soldini il tipo toglie subito quegli sfizi no? invece magari di reinvestire quei soldi e farli fruttare di più eh, e quindi iniziavano a vedere questo cambiamento e mi chiedevano ma cosa hai fatto Cos e quindi iniziavo a spiegare le cose che stavo facendo e vedevo che quando le spiegavo avevo un impatto cioè la mia energia arrivava e, e accadeva qualcosa e lì ho iniziato a sentirmi guidato Cioè, ho iniziato a sentire una missione ho detto cavolo la mia storia ha un valore la mia storia è importante la mia storia Può essere utile a qualcuno, cioè tutta la storia della mia famiglia, piena di drammi, piena di difficoltà, se unita e messa insieme in un certo modo e valorizzata, può cambiare la vita a tante persone. E allora ho detto: Voglio fare il coach, Bello. il life coach. Bello. Quindi all'inizio sono partito come life coach nel mondo del benessere, aiutavo le persone a rimettersi in forma, a credere in se stesse. E poi da lì ho detto: Ma perché no? Faccio un, faccio un evento. Io considero timido, introverso. Cioè, oggi parlo davanti a 3.000 persone per giornate intere, certo. con tranquillità, come se fossi a casa in pantofole. E per me è tutto normale, ma io veramente sono timido e introverso, cioè, è difficile che le persone riescano a, a dirla, questa, a, a crederla, questa cosa, ma è così. E quindi per me era una sfida enorme parlare in pubblico. E però ho detto: sai, le grandi sfide ti fanno crescere, quindi se è una cosa che mi fa così tanto paura, è proprio lì che voglio andare. No? Tony Robbins diceva: If you can't, then you must se non puoi allora devi, e allora ho detto cazzo, se non puoi allora devi, no, non posso, perché dicevo no, non posso farlo, sono timido, devo farlo. E da lì ho iniziato a fare i primi corsetti, che ovviamente sono stati abbastanza imbarazzanti, eh, dove invitavo gli amici, facevo insomma situazioni veramente da ridere, e le raccontai i miei corsi, per, per far capire alle persone da dove sono partito, perché magari tu arrivi a un mio seminario, e vedi 2500 persone, un'aula enorme. E dici, wow, che figo! Eh, oh sembra, <ride> sembra che io sono nato così, sembra che io sono nato in quel modo. Invece era. Il, la stanza di una villa che mi ha prestato la mamma di, una, di, un, di un amico di mio fratello, quindi eravamo in questa casa di questo architetto con tutte le robe dell'architetto, sai le, i tavoli che usano così, con le sedie quelle del bar, c'è presente le sedie della Coca-Cola rosse? Sì, sì, un sì, po' bianche e sì, un po' rosse, sì, sì. non c'era condizionatore quindi io avevo comprato un pinguino che mi aiutava perché sudavo sudavo, sudavo, non riuscivo a smettere di sudare perché quando sei timido amplifichi vero, tutto vero, no? quindi un evento imbarazzante. Il primo, il secondo un po' meglio, il terzo un po' meglio, e poi, piano piano insomma faccio quello che faccio. Aiuto persone che vogliono migliorare la loro vita, crearsi il loro stile di vita ideale, superare le proprie insicurezze, migliorare la propria autostima, avere relazioni più sane, migliori, non solo di coppia, ma anche con i genitori, con la propria famiglia, con i propri figli, con i propri amici, e poi realizzarsi lavorativamente non solo per diventare imprenditori e fare chissà che cosa, ma anche semplicemente trovare un lavoro che ami, un'azienda. Che, di cui sposi il progetto e, e poi metterti a posto le finanze, quindi avere le finanze giuste e il tempo investito nel modo corretto per avere uno stile di vita che sia allineato con come vuoi vivere veramente la tua vita, quindi la tua vita ideale, come te la immagini, ecco, arriviamo lì e ci arriviamo, se fanno i miei percorsi, da un anno, dipende da dove parti, fino anche a tre anni, okay. eh, riusciamo a, a, a farti arrivare ad uno stile di vita ideale che è quello che vuoi vivere ovviamente. Senza sparare troppo, e cioè, la mia curiosità è nello specifico, cioè come fate nel senso, ci sei tu che affianchi queste persone? Ci sono che ne so, degli psicologi? Dei, Facciamo no, dei seminari so. eh, principalmente. Mm, C'è il seminario base che si chiama Revolution. Le persone vengono, conoscono il mio mondo, conoscono gli strumenti. E io ho messo insieme, ho creato un metodo che si chiama risveglio direzionale, dove ho messo insieme il coaching, la psicologia e la spiritualità, okay. che sono a mio avviso tre categorie di strumenti che devono essere vissute insieme, perché se il coaching ti dà una direzione, quindi ti aiuta ad avere dei valori, a rispettare i tuoi valori e a definire un, una visione con degli obiettivi da raggiungere. Però se tu hai gli obiettivi, la visione, eccetera, ma non hai lavorato su di te, sul tuo passato, vivi la coazione a ripetere, cioè continua a ripetere nella tua vita delle dinamiche del tuo passato, nelle relazioni, nel lavoro, nei rapporti in generale, con te stesso. Che purtroppo poi non ti fanno veramente vivere una vita di qualità. E quindi raggiungere gli obiettivi l'ho scoperto sulla mia pelle perché questo metodo è nato dalla mia trasformazione. Perché io con sì. il coaching ho iniziato a raggiungere obiettivi. E seppur avevo più soldi, avevo più soddisfazione, eccetera, non ero comunque felice. Sentivo che comunque dentro di me c'era qualcosa che stonava e continuavo ad attrarre delle dinamiche che, seppur ottenevo i miei obiettivi, mi facevano stare male. Allora ho aggiunto la psicologia. Quindi ho iniziato io a studiare psicologia, certo. ho approfondito tanto, ho lavorato tanto su di me, mi sono fatto aiutare sia da privati sia, da, uh, sia nei seminari e ho aggiunto la psicologia quindi nei miei protocolli e poi ho scoperto anche la parte spirituale che non è religiosa, eh, è più un lavoro, lavoro legato a, alla presenza, quindi essere veramente consapevoli di chi si è oltre quello che si ha e oltre quello che si vuole. Ed è eh, un lavoro molto profondo e raffinato che si fa proprio per essere davvero felici. Perché la maggior parte delle persone identificano la propria felicità con le cose che possono raggiungere o che possono avere. Con cose materiali? Anche una persona. Okay. Se avrò la relazione dei miei sogni sarò felice. Quando avrò raggiunto quell'obiettivo sarò felice. La... In realtà la felicità vive dentro di noi già oggi, anche se la tua vita fa schifo, anche se hai debiti, anche se sei triste, anche se sei... tu puoi essere felice. Ovvio che non basta quello, perché se stai right. morendo di fame, devi avere anche un modo per guadagnare soldi. E per... Quindi l'insieme di questi tre strumenti, categorie di strumenti, ti permette di gestire le dinamiche della vita, le difficoltà della vita in modo sereno, che è a mio avviso una delle ambizioni più belle che possiamo avere. Cioè tu immagina di vivere una vita, la tua vita, e qualsiasi cosa ti capita nella tua vita di difficoltà la vita è fottutamente dura, lo sappiamo tutti cioè non è che c'è la vita facile, la vita cioè, è dura sì. soprattutto quando ti sfidi, vuoi crescere, migliorare non vuoi vivere una vita piatta che poi ti guardi indietro e dici ma che ho fatto mm -hmm. quando vivi una vita piena, incontri difficoltà immagina di vivere queste difficoltà con la serenità che qualsiasi cosa ti capita o ti capiterà tu lo sai gestire perché hai gli strumenti e io me ne sono immaginata, non so se voi avete avuto vostro padre che aveva una cassetta degli attrezzi, io mi ricordo mio padre quando ero ragazzino aveva questa cassetta degli attrezzi Me lo ricordo perché si arrabbiava con me, perché cosa facevo? Vedevo lui e lo imitavo, quindi andavo a prendere gli attrezzi, paravo, il padre, smontavo uguale. il tavolo, Spaccavo smontavo, svitavo, prendevo il <ride> trapano gli facevo i buchi nel sì, muro. Sì, sì. Cercavo di imitarlo da ragazzino sì, sì. in quello che faceva e poi, indovinate un po', lasciavo gli attrezzi sparsi in giro per casa. E, e lui si arrabbiava, dove l'hai messo il trapano? Dove l'hai messo la brucola? Dove l'hai messo... Sì, sì. E la cassetta degli attrezzi, per il ricordo che io da piccola, era proprio la fonte della soluzione. Cioè, quando c'era un problema a casa, dove era la cassetta degli attrezzi? E risolvevi tutto con questa cassetta degli attrezzi. Quindi mi piace proprio chiamarla cassetta degli attrezzi, dove dentro ci mettiamo tutti questi strumenti che in base alla difficoltà che stiamo vivendo possiamo utilizzare. E, e questo è quello che trasferisco per le persone in questi percorsi. E io lo faccio fare non in modo teorico, ma soprattutto in modo pratico e emotivo. Perché ecco poi però... Infatti volevo capire io, cioè, ci sono proprio dei consigli, diciamo, da applicare che tu dai a, alla singola. diciamo persona per far sì che piano piano, cioè giorno per giorno magari adotti delle eh, diciamo sì. dei modi di, di fare o di pensare o quello che sia che lo portino verso quel determinato risultato. Sì, eh, ripeto sono tanti non li chiamerei consigli, mi piace più chiamare strumenti certo. perché sono proprio delle, eh, delle tecniche una volta che le hai imparate poi le sai applicare se eh, le hai, non solo le hai imparate a livello razionale, ma soprattutto a livello emotivo, cioè le hai sapute applicare mm -hmm. sotto stress in una situazione esasperata, allora lì le hai veramente integrate, perché noi siamo per il 97% inconsci e per il 3% consci, quindi Beh. la nostra mente razionale praticamente non conta nulla. Certo. Cioè noi pensiamo di decidere, ma in realtà non stiamo decidendo noi con la nostra parte razionale, ma c'è tutto un mondo dentro di noi di cui non siamo consapevoli che decide al posto nostro. E quindi a volte le persone dicono: ma perché mi ritrovo sta cosa? Ma perché attraggo sempre questa persona? Ma perché tutti io li trovo? Ma perché avete mai sentito? No? Sì, sì, tutti sì, io sì, i casi umani, tutti io queste. Perché c'è la parte. Perché consapevolmente nessuno vorrebbe il caso umano, o la persona tossica, o il capo difficile, o. Nessuno vero, lo vorrebbe, vero. però poi lo attraiamo perché? Perché c'è una parte inconscia che ne ha ancora bisogno e qui entra nella parte psicologia/spiritualità. Cosa significa che ne hai bisogno? Ne hai bisogno per conoscerti, perché le persone okay. ci fanno da specchio. Tutte okay. le persone che abbiamo incontrato nel nostro passato hanno avuto in qualche modo uno scopo per noi, solamente che la maggior parte delle persone non vogliono vederla in questo modo o non lo sanno proprio, quindi non, non hanno avuto la possibilità di essere aiutati. Di essere stati aiutati a vederla in questo modo. Ma tutte le persone che abbiamo incontrato, a partire dai nostri genitori che sono la nostra fonte primaria di consapevolezza, perché nei primi tre anni di vita, già da quando siamo nella pancia di nostra mamma, noi assorbiamo tutto come delle spugne. E quindi poi da lì io li chiamo sistemi mentali associativi, che sono già uno strumento di cui parlo, che ti spiega proprio come si forma una convinzione. Quindi da dove partono le convinzioni? E partono da quando siamo piccoli da alcuni piccoli gesti che fanno i nostri genitori dalle cose che si dicono, io chiamo voce invisibile. non avete mai fatto un viaggio in macchina quando eravate piccoli con i vostri mm, genitori eh, sì. e i vostri genitori parlavano parlavano di qualcosa i miei, ti, spesso, ti i miei spesso magari discutevano no? andavamo a Natale e poi tornando a casa sai famiglie con i debiti, problemi di soldi si discute e quindi ah, però lui, però quello, però quell'altro io assorbivo tutto anche se dormi tu, prendi tutto. Bene. E quindi, magari sì, ero dietro, un po' dormivo, un po' è, però assorbivo, assorbivo, assorbivo. E quindi, per me, ad esempio, i soldi, avendo sempre questa scarsità, avendo avuto delle suggestioni emotive forti, perché poi le nostre ferite si creano quando ci sono delle suggestioni emotive forti. E, e mi ricordo una, una scena indelebile per me: ero a casa, io e mia nonna, perché poi sono cresciuto tanto con mia nonna, perché a me lavoravano sempre e arrivano gli ufficiali giudiziari, che sono quelli che ti vengono a prendere i mobili, Madonna. quando ti pignorano le cose, no? E io ero a casa e mi vanno in camera mia, a un certo punto iniziano a svuotare tutte le cose, mi prendono, mi ricordo il comodino della cameretta, io che piangevo, nonna perché lo portano via, il mio, il mio, le cose mie, perché? Quella roba lì è devastante, è cioè trauma. quello è un segno che è rimane, trauma, sì. quindi noi siamo destinati... A stare male, noi siamo destinati a non avere soldi noi siamo destinati ad avere problemi con i soldi ci porteranno via tutto ci si. porteranno via sempre tutto quindi appena io avrò qualcosa me lo porteranno via e quindi poi questo si ripercuote nella parte economica ovviamente ma anche in una relazione se ho una relazione me la portano via se costruisco un'azienda me la portano via se ho un collaboratore me lo porteranno via e finché non inizi a lavorarci su questa roba qua e conoscendola la lasci andare, però come ci lavori quando incontri quelle dinamiche. Quindi, se una persona ti attiva quella parte, piuttosto che giudicarla, entrare in reazione difendendoti, puoi invece dire: Come mai mi dà così fastidio questa persona che mi tratta così? Come mai non riesco a farmi scivolare addosso? C'è qualcosa per me. Voglio capire, voglio conoscere, voglio. E eh, questa è la parte più delicata e anche bella di quello che faccio. Certo. Che le persone però non se l'aspettano, aspettano, arrivano da me che molti a me credono, cioè, a me. Dai, dai, credici. <ride> in realtà. tipo discorso alla motivazionale yes alla, yes alla yes La motivazione Man, eh. non serve a una ceppa, ragazzi. Certo, cioè, la certo. motivazione è la bufala più grande della storia, cioè, ma non esiste, cioè, non puoi motivare un'altra persona, cioè, in quel minuto la puoi motivare, cioè, tu magari certo. il personal trainer. Certo. Poi dai 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 in quel momento sì, sì mi fai fare quella, quella flessione in più, quella trazione in momentane. più, quella cosa, però non è che mi motivi a venire in palestra tu, cioè io devo trovare la motivazione certo. dentro di me perché altrimenti non è sostenibile, mi puoi motivare una volta, certo. due, tre, però ecco la cosa figa dei personal trainer, ad esempio tanti nostri allievi che fanno personal trainer, ma anche altri, però ecco il personal trainer è sicuramente molto importante questa cosa, è aiutare con il coaching la persona ad automotivarsi. Mm -mm è ovvio che il personal lì sul campo ti fa fare la differenza certo. no? quando vai col certo. persona e torni a casa che sei distrutto sì è quello che dico sempre no, magari alle ragazze anche che io, perché io seguo le ragazze Gianmarco cioè mm. segue gli uomini no? Che la motivazione Non la devono cercare in noi Cioè Non devono mh, Pensare che Devo essere io Che ogni giorno Gli busso a casa E gli dico oh, Ti sei allenata O oh, hai, eh, hai mangiato Il pranzo come devi Hai mangiato la colazione Che devi Cioè sei tu Che sai qual è il tuo obiettivo E vai in quella direzione Perché se devo essere io Tutti i giorni Che ti vengo a chiedere questo Poi arriva il giorno Che magari Il percorso con me finisce Perché non penso Che tu voglia Stare legata a me Per cent'anni Io lo spero Se ti trovi certo. bene Però prima o poi Poi inizierai a prenderla su strada autonomamente e poi come fai? Cioè se non ci so più io che ti vengo a bussare e ti dico oh, ti sei allenata o oh, hai mangiato correttamente, tu dopo che fai? Per quello che dicevo prima, il mio scopo è rendere indipendenti le persone, cioè dare gli strumenti che poi ovviamente una parte di condizionamento serve nel mio caso, nel vostro, certo. perché all'inizio hai bisogno certo. di un supporto, certo. di un sostegno, di... però poi rendere le persone indipendenti significa farle andare con le loro gambe. E sì. come aiuteresti una persona? Ipotizziamo in sovrappeso che ha una dieta scritta che magari è super sostenibile, non è che è restrittiva e varia, però non riesce a farla perché mentalmente è tentato. E, e comunque lui sa che il suo obiettivo è quello di rimuovere la pancia, essere in salute, però ha quegli schemi mentali che lo portano a non rispettare il piano alimentare. Sì. Beh, Secondo te perché molte persone sono così? Molte persone. Intanto capirei... Perché questa persona vuole raggiungere i suoi obiettivi Cioè perché vuole dimagrire Magari uno lo può fare per la salute Per le ragazze Prima di tutto capire questo Perché <clears throat> andando a, a, Ad affrontare questo argomento E andando un po' più alla radice Se uno ti risponde oh, Voglio più ragazze o voglio Capiamo perché vuoi più ragazze certo. Andiamo più a fondo Andiamo alla radice della cosa E, e magari ecco, andare alla radice Già può essere un, un inizio poi lo farei ragionare anche sul, su cosa accade quando questa persona magari cede. Mi ha detto, no, che torna, magari che doveva fare la dieta e vabbè, sgarra. Esatto. Mangia una cosa che non dovrebbe mangiare. Sì. Ha un'abitudine che non doveva. Cosa accade lì? Cosa accade dentro quella persona? Perché le persone non sono presenti, non sono consapevoli di se stesse. Una delle mie frasi mantra con le persone è: diventa prevedibile a te stesso. Perché fai quello che fai? Perché hai avuto bisogno di sgarrare? Noi siamo abituati a credere, tu hai detto, la mente. In realtà non c'è una mente sola, noi abbiamo tante menti dentro okay. di noi, abbiamo tante parti di noi. Una parte che vuole difenderci, una parte che vuole eh, farci notare, una parte che vuole amore, una parte che vuole controllo. Quindi dobbiamo riconoscere queste parti. Quando quella persona entra in quell'abitudine, si sta attivando una sua parte protettiva, lo sta proteggendo da qualcosa, da un rischio. Okay. Immagina una persona, tu hai detto... Sono timido prima, invece anch'io sono timido. Siamo, abbiamo questa cosa in comune. Io sì, sono timido. Ecco, non sembra, quando so. la, la, la parte timidezza, ad esempio, tu sicuramente hai costruito anche il tuo corpo per la tua timidezza. Sicuro. È una, Io è sono mare... stato bullizzato da, esatto. da piccolino per diversi anni proprio perché ero sottopeso, eccetera, eccetera. Esatto. E quindi questa cosa mi ha fatto scattare in testa, devo allenarmi per essere. Più grosso esatto, questa mia è partita. E... Quella è una parte di te che è entrata in protezione di te. Esatto. Cioè, c'è una parte bambina che è stata ferita. Immaginate un piccolo te sì, dentro sì. di te, una parte bambina che ha dei ricordi di quando è stato bullizzato, trattato male. Certo, eccetera. Certo. Poi a un certo punto il sistema non ce la fa più. E dice: Adesso devo creare qualcosa, una parte, una mente che entra in difesa. Okay. E quella è la parte tua che adesso dice adesso mi gonfio. Oppure magari alcuni si iscrivono a Pugilato, Muay Thai, sì. Adesso divento sì, sì. grande, così sì. quelle persone non si approfitteranno più di me. Comunque deriva tutto sempre da un trauma. Comunque, eh? Esatto, sì. però lì è una divisione. Cioè tu, se, se le persone iniziassero a vedere questa divisione che c'è dentro di loro, tante cose migliorerebbero la loro vita e soprattutto la loro psiche. Sì. Perché a quel punto è una parte che mi sta proteggendo. Cioè. E pur di proteggermi eh, mi fa essere timido, perché se parlo rischio di dire cose che poi, ad esempio, a me la maestra a scuola, ho avuto una maestra, la maestra Rosa, ne parlo nella mia lista. Ma salutiamo la maestra Rosa. <ride> non c'è più, perché volevo, okay, okay. volevo ringraziarla anni fa, quando okay. l'ho citata nel libro, l'ho andata a cercare e ho scoperto che okay. non c'era più purtroppo, perché l'ho odiata per tanti anni, mi ha trattato malissimo, mi bullizzava davanti a tutti i compagni. Quindi non solo i compagni bullizzavano, ma lei ci metteva al carico. Quindi ad esempio prendeva il mio foglio. Lo appendeva al muro e diceva, vedete di Benedetti, ha ah, 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 fatto male questo, ha fatto male questo, invece, Andrea l'ha fatto benissimo, vedete? Ah. Mi faceva cantare canzoncine e di benedetti tutti insieme si arrampica sugli specchi no. quando parlavo, Ma la denuncia. Quindi, sì, <ride> <deve> stare, <ride> vabbè, mia madre, ovviamente, <ride> mia madre, che poi se la vedete, cioè, insomma, la vedi alta quasi due metri, cioè, fa paura quando la vedi, eh, ovviamente si è fatta sentire, però quel bambino lì, quel Daniele, lì di 7-8 anni, le ha prese quelle robe. E quindi sistema mentale, protettivo, schema: se parlo, se dico, vengo deriso, vengo giudicato. Meglio non parlare. E nasce la mia timidezza, certo nasce certo. la mia introversione, certo. perché io da piccolo non ero introverso. Chi da piccolo è introverso? Da piccolini vanno, dicono, chiedono, ci diventi. E, però, c'è cioè un bellissimo però, perché io ho odiato la mia introversione, io non sono diventato grosso. Probabilmente perché il mio corpo le leve lunghe, insomma non sono portato probabilmente geneticamente a sì. diventare troppo grosso. Però ho fatto un'altra cosa. Con i corsi, finalmente mi sentivo qualcuno. Cioè, io mi sono costruito una maschera di un daniele forte, sicuro. Un daniele che si sfidava, un daniele che faceva tutto, un daniele che diceva mai no, uno Yes man Sì, sì, sì. sì. Ma non ero io, non mm. ero io, cioè, quella roba lì pesava tantissimo. Perché non eri te? Perché era una maschera protettiva di cui perché? non ero consapevole e quelle maschere pesano. Okay. Pesano e pesano tanto, soprattutto quando non, non le riconosci come tali e quindi non le usi. Perché anche io, quando oggi vado sul palco, quello non è Daniele a casa sul divano, cioè. è Daniele sul palco ed cioè. è giusto che sia Daniele sul palco perché non posso portare Daniele sul divano a casa con gli amici. Porto un po' di quel Daniele lì anche perché ci sta, fa parte della però l'ho portato negli anni sempre di più perché ho imparato ad accettarlo. Che le persone potessero vedere anche quel Daniele lì. Ma all'inizio no, ero io quello forte, quello invincibile. quello che Oggi quando mi dicono: eh vabbè, ma uno come te che dice questa cosa? Sì, ho paura. Eh, uno come te ha paura. Certo, la mia paura è qua con me. La conosco. Certo. Non ho paura della mia paura. Certo, Sai la, prendo, gestire, per diciamo, mano. la certo. prendo per mano la mia paura. Certo. Mi sei consapevole. Non devo far finta che non ho la mia paura. E quindi ho, ho nascosto la mia timidezza, la mia introversione. Eh? grazie a tutte le cose che avevo imparato con il coaching, Tony Robbins, uno dei miei primi maestri che mi ha detto "Ah, oh, sei yes, fai qua, fai di là, e, e funzionava, funzionava ma con un però, il però è che mi stavo dimenticando di una parte di me cioè quella parte timida, quella storia di quel bambino che è stato ferito quando era piccolo, ripetutamente io l'avevo abbandonato, ho detto ma io che tu non ci sei nella mia vita perché tu crei problemi, tu non mi fai agire tu mi fai pensare troppo. Tu voglio rimorchiare una ragazza e mi fai rimanere lì imbambolato come uno scemo. Tu voglio dire una cosa per farmi rispettare e non me la fai dire. Quindi sei un problema. Meglio che vai là. Meglio che non ti guardo più. Non è meglio questo? Eh, però ti manca un pezzo. Ah, cioè, okay. tu ti stai dimenticando la tua parte bambina. Come puoi vivere una vita piena se ti manca una parte di te? Gianmarco, ora stasera va a ricercare il bambino timido che è andato come perso. Come puoi vivere una vita piena <ride> però, se ti manca una parte di te? E adesso okay, arrivo a farmi okay. finire. E qui arriva la conclusione, perché poi io non inizio a fare formazione, però portavo quel Daniele lì, che era figo, che le persone lo vedevano e dicevano, wow, quello che dicevi tu prima, voglio diventare come lui, essere invincibile come lui, essere forte come lui, non ha mai paura, non ha mai di qua, non ha mai di là. E non era sano, perché stavo dando alle persone l'idea di una svolta, di una trasformazione che non è sostenibile. Perché in realtà io dentro di me non ero veramente quella roba lì. Okay. Quella era una parte di me. E quindi quando ho imparato ad accettare quella mia timidezza, quella mia introversione, quella parte di me bambina spaventata, e poi mi sono reso conto che oggi, oggi, ma diciamo da dieci anni a questa parte, però sempre di più andando avanti, no? si, certo, si evolve: certo. ci si evolve e ci si migliora se, se si applicano questi strumenti. Quella parte di timidezza e di introversione è la mia caratteristica più potente per aiutare le persone. Cioè quella che sta comunicando con te, capice, che ti vedo no? al capice. piede che inizi, quella parte che adesso sta comunicando a te, a un po' al tuo ego, a un po' a quella parte bambina dentro di te, eccetera, è proprio quella roba lì. Certo. Non potrei arrivare dove, dove arrivo con le persone se non ci fosse quella parte lì accettata con me, non esclusa dietro, nell'altra stanza perché mi dà fastidio ma compresa e accettata certo. ho visto la sua storia e l'ho portata con me e oggi riesco ad aiutare le persone ad ottenere delle trasformazioni incredibili persone che sono andate dallo psichiatra per 10, 15 anni, 20 anni psicoterapeuti, psicologi che hanno provato di tutto, storie drammatiche di un, di, di un tragico che mi vengono i brividi ogni volta che purtroppo persone di, di, che vengono uccise persone che vengono Certo. Violentate ho sentito nel mio lavoro Ad oggi ho aiutato oltre 30.000 persone Ho sentito delle storie di ogni tipo Eppure riescono a fare dei passi Eppure riesco ad empatizzarci eppure riesco Solamente perché mi sono preso quella parte con me e oggi la mia sensibilità Che prima mi bloccava È la mia caratteristica più potente Che mi permette di fare quello che faccio più cioè originale faccio. e non utile, un personaggio più utile Certo più utile perché oh, poi alla sì. fine io faccio quello certo. che faccio per aiutare le persone esatto, esatto ti chiedo sì. secondo te c'è un punto diciamo di Arrivo, tra virgolette, cioè mi spiego meglio, no? Quando si tratta, magari, di voler fare delle modifiche alla propria vita, no? O comunque di mh, voler vivere una vita differente, no? Io tipo quello che vedo su di me, no, io vado a, a piccoli step, però vedo che più faccio step e più in realtà aumentano sti step perché in realtà non mi accontento mai, no? Sì. Cioè, secondo te, è un, un momento in cui uno arriva e dice, ok, mo sono tranquillo, sono contento e non desidero più quello step. Perché io e, non siamo mai contenti. io e lui non siamo mai contenti e ci siamo trovati in questo. E quindi... Perché manca la parte di spiritualità: c'è il coaching, c'è cioè, psicologia, non lo so. però sicuramente, manca la parte spirituale, che è quella proprio che ti fa vivere il viaggio in modo totalmente diverso. Va bene avere ambizioni, ma nemmeno perdersi dietro le proprie ambizioni, rimanendo, cioè, se a me togliessero tutto quello che ho oggi, io sarei comunque felice. E una frase che mi ha iniziato alla spiritualità, al conoscermi in profondità, è stata proprio se togli tutto ciò che hai, chi sei? Che è la frase con cui concludo il mio podcast. Tutte le puntate le concludo facendo questa domanda alla persona che ho lì. Se togli tutto ciò che hai, chi sei? Se togli lui? Se togli il tuo lavoro? Se togli il tuo posizionamento online? Se togli i soldi che hai in banca? Cosa resta di te? Chi sei veramente? È quella la cosa bella con cui devi avere un rapporto d'amore pazzesco, ancora prima che con lui. E se tu inizi a avere un rapporto d'amore con, con quello che resta, se togli tutto quello che hai, tu stai bene, stai bene sempre. Poi può arrivare di più, può arrivare di meno, uno si incazza anche, ci sta perché uno vuole raggiungere gli obiettivi e, e anche mettere il giusto effort per raggiungerli, la giusta mentalità, il coaching serve, altrimenti non era il primo pilastro. Però ecco, quando viene affiancato da questa parte più spirituale, lo si vive in modo diverso. Le persone purtroppo si identificano nei risultati che vogliono. Ma noi non siamo i nostri risultati. Cioè io non sono il coach. Però è facile che mi ci sono identificato perché è figo essere il coach. È figo essere Daniele sul palco, bello, perfetto, che dice tutte cose intelligenti, che aiuta tutti, che è quello che ha salvato la vita a migliaia di persone. È bello, ma io non sono quella roba lì. È una parte della mia vita, ma non sono quello. E l'errore che fanno purtroppo tanti cantanti, tanti personaggi dello spettacolo che poi finiscono malissimo perché questa cosa l'hanno elevata all'ennesima potenza e quindi poi gestirla non è facile quando ti identificano il tuo ruolo di cantante poi quando sei da solo a letto a casa che fai? ti senti una nullità? Sì. è devastante sì. io l'ho vissuto perché comunque a me persone vengono sotto il parco in lacrime E dicono Dani mi hai mai salvato la vita Dani cioè, sì, sì, mi fanno sì. sentire un Gesù della situazione cioè veramente mi dicono delle cose fortissime e me le dicono in tanti e me le dicono in situazioni emotivamente potenti e io all'inizio mi ci identificavo, ragazzi, cioè mi, mi nutrivo di quella roba lì, mi serviva e infatti mi stancavo tanto, tanto di più oggi. So che io non sono quella roba lì. So che sono solo uno strumento utile, bello, ma sicuramente solo uno strumento, e io non sono quella roba lì, se dovessi perderla domani, resta tanto tanta bellezza. E, e da lì poi si riparto ovviamente. Certo. Se mi tolgono tutto quello che ho, da cosa riparto? Certo. Da quello che resta, da però quello stesso. che resta lo amo. Per certo. me va bene, già così, capito? Quindi certo. da lì si inizia a vivere una vita con una centratura totalmente diversa, certo. Diciamo risposta? che poi, cioè, togliendo tutto, se uno sta bene, pensa di star bene, o comunque è consapevole di star bene, togliendo tutto. Qualsiasi cosa ti capiti, diciamo, non è, diciamo, Capissimo. è risoria, tra virgolette, no? Riesce a superarla. Però ecco, io per esempio, mh, nel mio, e non diciamo, eh, essendo tanto formata <ride> sull'argomento tanto quanto te, eh, ho sempre pensato che, per esempio, tutto quello che faccio a me rende viva, cioè proprio come arricchisco la mia vita che mi rende viva, capisci cosa ti voglio dire? Beh, è bellissimo. Perché togliendo tutto. Io ad ora ti direi: cioè, cercherei il modo per ripartire e riarricchire di nuovo la mia vita. Ma come se togli mi piace tutto, fare. prima di ripartire, se togliessi tutto, cosa rimarrebbe? Certo, Se sì, tu dici quello che. Ma non è una domanda, cioè, quando faccio questa domanda, ovviamente eh, si cappottano sulla serie, mm -hmm. perché mi rispondi. <ride> sì. Cioè, ancora non ho trovato la risposta. Sì, no, certo. Sì, sì. Eh, sono parecchi anni che mi faccio questa domanda. Sì. Poi a un certo punto sono arrivato ad una conclusione: ero da Bali in un viaggio bellissimo, eh, in solitaria, ho detto, io sono amore. La capacità di amare, e tu hai sempre la capacità di amare, mm -hmm. e quella è la tua felicità: la capacità di vedere il bello in ogni cosa. Anche nelle cose più tragiche, nei personaggi più scomodi, nei dittatori, nei serial killer. Io sono quella roba lì. Come fai vederci qualcosa di bello? Spiegamelo. Manca poco, cioè, serve tempo. Questo <ride> serve Aiuto. altri tre un, Una chicca Cioè, un eh, sì. a partire è che... per ricominciare una, una... 5 giorni su sta roba qua. Ah, sì? Okay. sì, da mattina alla sera, alla notte. Vabbè, io eh. dico sempre, parere mio, eh, in tutte le persone c'è sempre qualcosa da imparare o qualcosa da. anche nella più scema passami il termine c'è sempre un qualcosa che si può prendere e far proprio tra virgolette sì. no? quindi penso che anche tu intendi in questo modo c'è cioè anche nella persona più cattiva del mondo c'è sempre un qualcosa di positivo comunque non sì pensiamo interamente un, Arsene Lupin nero, esatto. certo. Lupin era un genio certo un genio Pensa a Pablo tutto. Escobar era un genio sì. come in alto così in basso in basso dice Armete. Gesù diceva come in cielo così in terra cioè le qualità di Pablo Escobar Criminale, sappiamo tutti chi è, ha ucciso migliaia se non milioni di persone. Le qualità di, di quel genio, perché nel suo era un genio, tutti lo hanno considerato un genio. Era un imprenditore che... a modo suo. Esatto, era un genio, era geniale, ha avuto delle idee geniali, eccetera. Ma le ha utilizzate nel basso, quindi con un'energia, una frequenza emotiva bassa, per fare cose malvagie che hanno fatto del male. Ma se quelle qualità le avesse portate su un'ottava più alta, si dice in un mondo certo, spirituale, certo. quindi più in alto. Avrebbe cambiato il mondo, migliorato la qualità della Colombia. Che se ci pensate, poi per chi conosce la sua storia, lui voleva quello. C'era una parte di lui che voleva quella roba lì. Lo voleva, sì. però era una parte piccola rispetto a tutti i traumi, i traumi della sua vita che invece l'hanno portato poi a sfogare. Quindi, anche lì, quando vediamo un serial killer, quando vediamo c'è sempre una storia di un ragazzo che ha avuto grandi problemi, grandi difficoltà e quindi anche lì non è questa una giustificazione, cioè noi non dobbiamo giustificare, certo. ah ok, allora tutto a posto. No. Certo. Assolutamente no, deve essere arrestato, deve essere fatto rieducato possibilmente, perché anche qui una persona è malvagia, quindi un, un criminale, qualsiasi sia il reato, è una persona malvagia non cambierà mai. Molte persone credono questo. E il dato di fatto è che, purtroppo, in Italia il 75% dei criminali che finiscono in carcere quando riescono dal carcere, quindi scontata la pena, il 75%, ricommetteranno entro 5 anni i crimini, anche peggiori di quelli che avevano commesso entrando in carcere. Quindi perché non vengono recuperati. Perché, non vengono, perché è, il, sistema il sistema carcerario fa, fa schifo? Okay. In America l'85%. Quindi solamente un 15% entro i 5 anni quando esce dal carcere non ricommetterà i crimini. Ragazzi, è, 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 un, è un fallimento totale. Sì. Certo. È un fallimento totale. In Norvegia però... Hanno un sistema diverso. Il 75% delle persone che entrano in un carcere in Norvegia quando escono non ricommetteranno più crimini entro i prossimi 5 anni, entro i successivi cinque anni, cioè l'opposto, il contrario. E come mai? Come è possibile? Perché vengono rieducati in modo diverso: perché viene visto il dono, non la tragedia, perché viene vista la possibilità e non la mancanza, e vengono rieducati a vivere una vita sana. Non certo. lo sapevo sta cosa. È pazzesco. Bello. Quindi, esiste una persona malvagia? Sì, ricordiamoci, però, che ha una storia e quella storia si può conoscere e guarire. Poi, ovviamente, a diversi livelli. Poi, secondo me, dipende sempre anche dalle persone che frequenta. Esatto. Perché se uno è, un, è una testa di cavolo e poi viene educata e dopo rifrequenta le persone teste di cavolo, non, non ci esce mai. Jim sì. Ron, è una delle prime frasi che ho scoperto tantissimi sì. anni fa, eh, sei la media sì. delle cinque persone che frequenti maggiormente. E questa È, verissima. è, verissima. è, è verissimo, è E anche il tuo conto in banca. A un certo punto sono andato poi da Harvey e ha detto: Il tuo conto in banca è nella media delle 10 persone. Che, che frequenti maggiormente verissimo, cazzo ho visto le persone frequentate ho detto è eh, sono proprio nella media non devo più frequentare ho iniziato a frequentare persone che mi facevano sentire a disagio persone che guadagnavano più di me persone laureate persone che, se, sì, che credevo fossero sì. migliori di me quando ci stavamo insieme mi sentivo da schifo all'inizio perché sì, mi paragonavo non, non ero ancora sicuro di me eh, però piano piano poi mi, mi hanno aiutato mi hanno stimolato mi hanno fatto vedere una versione di, di un Daniele che io non riuscivo a vedere sì perché eh, i limiti mentali si allargano si allargano quando tu frequenti persone che vedi il tetto massimo è quello, tu no, tu, il tuo limite è quello. È. Quando frequenti persone che hanno dei limiti altissimi, tu ti senti inferiore e dici: Cavolo, posso fare molto di esatto. più. E quello sì. fa la differenza. E eh. Dubai in questo aiuta parecchio, eh, perché. Ma sia nel lavoro <ride> ma anche nello sport, io l'ho notato. Io mi ricordo a 18 anni ho cambiato palestra e prima mi allenavo in una palestra dove ero il più forte. Eh, certo. Ho cambiato palestra, ero. Il più scarso erano tutti atleti. E ho detto, cavolo, posso anche io. Sì, e allora lì vai... ho iniziato a spingere di più. Capito? Tren, diciamo di Venus cioè io solo. Esatto. io non mi sono mai preso testosterone, cose di questo tipo, però già solo che entri in quella palestra, anche se non ti prendi nulla, è come se te lo sei preso perché. Eh, in cioè, perché... in Venus l'aria che respiri già. c'è eh, testosterone nell'aria. C'è testosterone nell che... cioè, cioè, sì. diventi sì. grosso anche se non sì, ti alleni, solo che. però questo fa tanto. Sì, sì, eh. sì. Poi sì, magari t'allena accanto Larry Wills. E a proposito del fatto che, appunto, ti sei allenato per un periodo in Venus, fai le maratone, tutto quanto, Chiusura, perché eh, mi comunicano che mancano pochi minuti e noi solitamente facciamo una sorpresa, una sfida. e c'è una piccola. Sfida. Ogni ospite: Nostra non mi fate flessioni o squat. Ogni ospite <ride> subirà un, un piccolo test finale ok a qui non si può rifiutare. E facciamo quindi. una classifica <ride> con tutti gli ospiti che apparirà nel Vabbè. monitor. Quindi hai a tua non... scelta due esercizi. No, okay. no, agli uomini non abbiamo dato scelta, solo per 60. Quindi <ride> a 38 anni può fare. A meno quello, che diciamo. un... Però la, a maratona che è... tra, o la maratona tra. Ma guarda, non ti servono le gambe, devi usare le gambe. No, no, no devi usare sembra... le braccia. Okay, quindi sei a posto. Praticamente facciamo una sfida di push-up. Chi, okay. ne fa, chi ne fa di più c'è una classifica. Vabbè, mi fermo a 10. Allora no, ma ha così. Eh, <ride> fai, eh, Scusami, eh, fai tutto il eh, motivatore vedi? mental coach, eh, e poi ti fermi Hai a 10 problema, push up. Certo. No, Quindi ti no. motiverò, però a modo mio, Vai, okay. non a modo tuo. Okay. Vai. Okay. Vai. 3, 2, 1. Vai, 1, 2, 3. Come vengono? 4, come vengono. 4, 5, 6, 7, 8. Respira 9, 10. 11, 12, eh, 12. Abbiamo 13, già superato il limite 14, che si era dato: 15, eh? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A quello che ne ha fatti di più sono 80 e ha 55 anni: 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, respira, 39, 40, 41, dai, dai, vai, dai, dai, ci non con sé ci 42, eh, 43, 44, uh, 45, finché non uh, rimani 52. a terra, finché non rimani a terra, 46, 47, respira, uh, 48, uh, 50, altre due, altre due, subito, 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 subito. 49, uh, 50, un'altra, un'altra, un'altra. Eh, va bene, dai, ci wow. stava. Quanta roba, <ride> hai detto 10, ne hai fatte 50. Sei un atleta, sei un atleta. Grande. <ride> altro che maratona, altro che maratona. Quindi ragazzi, grazie per aver visto questo podcast. Siamo in chiusura. Grazie anche a Daniele grazie per Daniele. essere stato qua. Grazie a voi per l'invito. Quindi grazie a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie Daniele.